Signori, vi do il benvenuto nel 12° episodio di Minecraft Hardcore. Quest'oggi, come promesso nello scorso episodio, andremo a fare la farm di cactus. Io stavo già preparando un po' di materiali che stavo guardando da questo video tutorial. Vi lascio già in impressione quello che dovrete utilizzare. Se volete stoppare il video per vedere quello che vi serve, ce l'avete qua. Poi io ho già preparato praticamente il 90% delle cose. Mi mancano solo le 24 staccionate che si fanno così. Quante sono? 9, 12, ok, 18, 21, 24, perfetto. Poi queste le lasciamo dentro. Qua stavo già cuocendo la sabbia. Nel mentre che aspettiamo, vi ricordo che potete iscrivervi al canale. Se vi va potete anche attivare la campanellina. Nel mentre che la sabbia si cuoce, mi sono ricordato che ci manca anche tutta la pietra cotta. Questa, infatti 4 ne abbiamo, ma dobbiamo prenderne 64. Quindi ci va uno stack a bruciare. E ho finito il carbone. Non ho altro carbone in giro? No, useremo legno. Per cuocere 8 blocchi sono teoricamente 2, 4, 6 circa. E però dovrò ricuocerle, perché la pietra quella bella si fa ricuocendola. In più mi servono le slab. Vabbè, ci metteremo un po'. A sto punto, mentre il tutto si cuoce, io mi sono già stufato di stare qui dentro, lascio per ora queste qua e vado a scavare un po' di diamanti che ci serviranno più tardi. Non per la farm, per fortuna, ma per altre cose. Quindi, aia, smetti di laggare gioco, andiamo giù in caverna. È un po' che sto esplorando sta caverna, ho trovato già un po' di diamanti, ma veramente così tanti non credevo. Vecchio fortuna 3 sul piccone, però sono parecchi. Via la gunpowder e andiamo a prenderci questo. Solo uno, ovvio. Oh, salve, bello, però alquanto inutile. Altri? Lapis? Lapis ancora? I lapis me li prendo. Anche se ne ho a casa, non si sa mai. Tanto una vena dovrebbe bastare a farmi già un paio di stack. E buttiamo... crafting. Diamanti lì, diamanti là. Porca miseria se ci sono tanti. Te ve ne da uno, però pian pianino, pian pianino. Mi sale. Niente. Io là come ci arrivo? Mi sono perso. Ah, eccoli lì sopra. C'è anche lo scheletro, bello. Uno qua, uno qua. Sono parecchi, 46. Oh, cazzarola. Ah, ma non mi ero messo i piedini, vabbè. Sono anch'io un po' stupido però, eh. Oh, un altro lì. Ma io farei anche così. Dov'è finita la mia acqua? Allora, lì c'è lo scheletro. Porca. Oh, no. Non ci credo, è caduto. Bellissimo. Comunque c'erano altri diamanti. E risaliamo. Boh, quello lì lì sotto non ho voglia di salire di nuovo e fare cose. C'è il cane che rompe il cazzo. Giuro che... Bene, ora tornerei a casa, anche se credo che 50 non basti. Ed è per questo che andiamo di qua. Bro, con la pala addirittura. C'è niente, zero, neanche uno. Tutti erano là ed erano venette piccoline. Riproviamo da questa parte, dove ero prima, ma l'ho già svuotata la caverna. Ne cercherò un'altra. Questa dovrebbe andare bene. Diamanti sott'acqua. Oh, pian pianino, qualcosa si trova, eh. Dammi i miei diamanti. Oh, e fammi nuotare fuori. Dai. Ah, quelli diventano miei, siamo quasi uno stack. Comunque, ne prenderei ancora. Oh, cazzo. Diamantino là in fondo l'ho già visto. Un altro là sotto, uno lì. E forse non è male sta caverna, se non fosse che ci sono alcuni zombie. Si esplodi tanto, che cazzo me ne frega. Oh, altro diamante. Oh, parecchi. Stacche 13. Altri due. Oh, hai rotto le palle, ragno di merda. Altri qua. Niente. Uno qua. Va bene. Oh, salve. Ciao. Come va? Torno verso casa. Tanto si dovrebbe essere cotta anche tutta la pietra, che ho tenuto i chunk caricati e ci vediamo tra un paio di minuti. Pensavo di aver tenuto i chunk caricati, ma invece no, sta ancora cuocendo la sabbia e questa è rimasta indietro. Va bene, allora intanto ci mettiamo a craftare questi con la blackstone. Facciamo così, ne facciamo un po', 4, sono un po' pochini, facciamo altri 2, quindi 10, 14 diamanti. Di questi ora ne abbiamo 6. Abbiamo questi, la netherite e il resto. A questo punto ne prendiamo uno e uno e facciamo un coso, un pezzo di armatura. Io sinceramente voglio iniziare dall'elmetto, quindi si fa con il lingotto.
d'argento e lo facciamo addirittura in diamante. Anzi, lo facciamo dopo perché non ho più spazio nell'inventario, quindi facciamo raccogliere questo. 23, ci manca un pezzetto da cuocere, qui si è cotto già un po', ti lascio questo a cuocere, più questo. E mi sa di sì, dovrò usare un po' di legno per cuocere. Vai, con gli stick, anche gli stick vanno bene. Ne lasciamo due. Qua abbiamo finito di cuocere il vetro. Stand ne abbiamo. Poi va cotta tutta questa. Mentre qua abbiamo 18 con 3, me ne bastano 2. Vuol dire che questi sono 3, 6, 9, 12, 10, 18. E ora che ho l'inventario un po' più libero, ci prendiamo un diamante, uno di questi e ovviamente un lingotto in netherite. Gruppiamo l'elmetto e facciamo così: questo qua, più questo qua, e diventa netherite. Poi questo qua, questo di qua e questo di qua, e diventa netherite più diamante. E mi ha dato pure un advancement. Vediamo un po' com'è. Non è male, è abbastanza carino. Come siamo messi con gli advancement? A proposito, con gli advancement non siamo nemmeno messi male. Ci manca solamente questa parte dell'overworld. Qui un bel po' di roba. Nether parecchi, sì. Qua sì, anche tanti. Più tutta la parte dell'end. E prima o poi ci andremo nell'end, eh. No, intanto qui devo metterci un po' di questi. Qui abbiamo già cotto un po'. Ci mettiamo dentro altri di questi. Più questi. Poi abbiamo questi. 16. Con 16 possiamo iniziare a fare qualche slab. 32, ok. Ce ne serve ancora uno stack. No, ce ne servono ancora 48. Ci vediamo tra un po' quando tutta sta roba sarà cotta. Teoricamente è passata quasi mezz'ora e dovrei aver cotto quasi tutta la roba. Ho spostato la pietra non cotta a cuocerle, tutta la roba qua. Intanto andiamo a fare un po' di slab. Infatti ce ne serviranno uno stack 12. Quindi magari qua. Uno stack 14, va bene. Dov'era la chest con la pietra? Qua. Abbiamo 23 pezzi, ce ne servono 64. Perfetto, eccoli qua. Quindi abbiamo ancora un po'. Li lasciamo cuocere. Ecco qua, cotti anche gli ultimi due. In verità andranno a finire nelle chest, perché non ho bisogno. Però comunque queste sono tutte le cose che ci servono. A parte i cactus, che sono riuscito a recuperarne solamente 7 da alcune piccole isole, perché è il deserto, non so veramente dove sia. E niente, andiamo a costruire la farm. No, 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 no. Tu non puoi fare danni. Allora, la prossima farm io la farei qua, visto che abbiamo un bel po' di spazio e non è male. Allora, si comincia facendo un 11x11, quindi più o meno si inizia qua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e qua si chiude. Poi si mettono 4 secchi d'acqua agli angoli, quindi magari c'è una fonte di acqua qua. Aspetta, prima la fonte. Allora, 1, 2, no, 3 e 4. Si spaccano 3 blocchi al centro. Ok. Poi ci va. Allora, noi dove siamo adesso? Che non lo so. Allora, il buco lo facciamo di là. Quindi, 2, così. Andiamo alla terra. Così. E bisogna fare uno spot per mettere le ceste. Così, le due chest qua, e poi una via per uscire, ovviamente, almeno qua dovrebbe andare bene. Sì, dopo lo abbelliamo. Ok, ora bisogna prendere i due hopper e piazzarli sopra. Poi si prende la sabbia e si fa una specie di scacchiera. Quindi ognuno si mette un blocco. Prima qua, ok. E sopra ci vanno i cactus, che andiamo a mettere 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, perché non ne ho altri per ora. Poi si posizionano queste sopra i cactus per fare una specie di sistema automatico per farli rompere. Infatti anche qui andranno messe. Qui vanno spaccate alcune, quindi tipo cominciamo già a metterla a posto. Questa non serve, questa non serve, questa non serve, questa nemmeno. Dopo le andiamo a recuperare nelle chest. Questa si può togliere, e anche questa. Poi questa pure, questa pure e questa pure. Adesso si aggiungono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qua si può togliere e
vanno messe qua. Ah no, in verità non servivano, perché qua si tolgono, qua si tolgono, si tolgono e anche qua. Andiamo a vedere se riesco a recuperare quelle che ho buttato giù. Bene. Poi bisogna fare un pillar in uno dei lati di 3. Ah no, in tutti i lati. Ho sbagliato. 2, 3 anche qua. E successivamente si aggiunge tutto il vetro in ogni lato. In ogni lato. Ok, successivamente andiamo a prendere i 4 pezzi di glowstone e li mettiamo qua e prendiamo tutte le slab facendo un secondo piano. Quindi facciamo così. No, mannaggia, non riuscirò mai a farlo giusto sta roba. Una volta fatto ciò dovreste rimanere con un buco al centro e bisogna fare la stessa cosa di prima per questi layer. Quindi acqua nei lati, pilastri negli angoli, nudo al temporale, ok. E chi è che rompe le palle? Forse è meglio se dormo. No, continuiamo a fare la farm. Quindi andiamo avanti facendo così, chiudendo tutta questa zona. Funziona la lightning rod, per fortuna. E adesso chiudiamo tutta la zona. Che è così buggata? Si è un po' rotta l'acqua, vabbè, dopo la mettiamo a posto. Allora, facciamo così. Via, e la rimettiamo. Così, ora va bene. Finiamo di chiudere l'ultimo lato. E facciamo lo stesso procedimento con la sabbia che abbiamo fatto prima, ovvero una roba del genere. E tutte le queste qua vanno messe sopra. Quindi una, due, perché sotto ci sono il cactus. Ok, beh, facciamo così, dai. Fermati. Due. E niente, sono caduto di sotto. Comunque non è un problema, perché tanto dobbiamo andare a fare altre staccionate, visto che queste non mi basteranno mai. E non mi fa correre. Ah, ho finito il cibo, bello. Ne facciamo... Oh, 6 dovrebbero bastare. Poi è uscito l'arcobaleno, che bello. Torniamo su di sopra. Qui va continuato l'ultimo pezzetto. Aggiungiamo le ultime. In verità in sé la farm è completata. Una volta che avremo tutti i cactus, li andremo a posizionare negli appositi luoghi. Vorrei andare a vedere se già qualcosina mi ha farmato, ma non credo. Piuttosto ste staccionate le porto qui. Sì, dai, le lasciamo qui così. E andiamo di sotto a vedere. Allora, che già non è simmetrico mi dà fastidio, quindi lo facciamo simmetrico. No, non ha ancora farmato niente, ma prima o poi lo farà. Qua magari lo abbelliamo, perché così non credo che lo terrei. Infatti vado a prendere qualche blocco e vediamo come costruire. Beh, abbiamo la blackstone e la cobblestone. Possiamo mischiare con i bricks. La smooth la teniamo perché ci serve. Mischiamo anche queste e uno stack di queste. Poi prendiamo le slab e vediamo cosa riesco a... Allora, qui dobbiamo disegnare un pattern. Qua andrà tutto scavato il muro. Qui no, quindi anche qui. Comincerei con queste e ci teniamo anche queste. Facciamo una roba del tipo così, però un po' più a casuale. Quindi cominciamo con cobblestone. Poi continuiamo con questi, aggiungiamo anche i bricks e finiamo con queste, tutti i buchetti rimasti. Ecco, già così non è che sia bellissimo, però è già meglio. Dovrei fare anche il soffitto, ma dopo avrei... Beh, tanto non si vede, quindi sì, dai, facciamo anche il soffitto. Questa parte andrà scavata, scenderà l'acqua. Oh, cazzo, è vero, faccio scendere anche tutta la sabbia, e vabbè, dopo lo mettiamo a posto. Questa cominciamo a toglierla. Già fatto danni alla farm. Vabbè. Fa niente. Noi avremo qua. Poi uno qua. Poi magari uno troppo. Qui, uno qui. E basta. Poi mettiamo vicini uno di questi. Uno di questi. Uno di questi. Così. Va bene. Ne mettiamo uno anche qua. Qua è troppo fuori. Mettiamo uno tosto qui. E ci aggiungiamo questo con queste. In mezzo mettiamo questo qua. Qui dietro ci mettiamo questo. Qua voglio vedere questo qui. Bricks, cobblestone e questo. Adesso qua bisogna mettere a posto un attimo il casino che ho fatto, facendo così e rimettendo i cactus. Sa che uno è finito di sotto, infatti. Forse dovrei chiuderla la farm, perché vista così non mi piace. Dovrei fargli un altro piano, un altro tetto.
fatto, però non lo so. Forse basta solo un cornicione, mentre qua bisogna fare tutto il pavimento. Abbiamo questi qua, di cobblestone, qui uno di questi. Sì, non è male. Sopra un altro. Qua lo continuiamo uguale. Andiamo a fare altre slab. Oh, qui ne abbiamo 12. Di questi ne avevamo 0, ne facciamo 20. Qui 12 ne facciamo anche qui 20. E ci mancano queste. Fate troppe, vabbè. Sta già ridiventando notte. Quindi tra poco andiamo a dormire. Nel mentre qui finiamo con le slab. Più o meno sarà grande fino a qua. Forse un pezzetto meno, ma va bene. Mettiamo una, questa no, ci va una di queste. E qui questa qua, mettiamo questa, questa e questa. Poi cobblestone, bricks, questa. Un'altra di cobblestone, una di queste e bricks. Una e una. E poi le ultime tre facciamo così, così e così. Sì, dormiamo. Allora, sono abbastanza sicuro che qua si può chiudere. Mentre qua si scava. Ho scavato uno di troppo. Allora, questo... No, dobbiamo fare un blocco scuro. Così, poi un blocco così. Di questi, una cobblestone. Un altro di questi, un altro di questi. Uno scuro, una cobblestone. E poi un altro così. Qui andiamo un po' a caso, un po' troppi blocchi scuri. Va bene, ora bisogna solo terminare questa parte qui. Facciamo così, sì, anche due vicini può andare bene. Però non è molto bello vederne due vicini, quindi cambiamo almeno il pattern. In verità basta fare così. Questo qua è molto meglio. Sopra gli mettiamo qua questo, questo e questo. Uno qui, uno qui, uno qui. E l'entrata della farm è già un po' meglio. Non è bellissima, ma è già meglio. Ci vorrebbero giusto delle slab qua. Una qui, una cobblestone magari. E una di pietra di queste qua. Va bene, qui abbiamo un cactus che andiamo a piantare. Prima o poi inizierà a farmare bene sta farm. Allora, mettiamo qua, chiudiamo. Ed è già molto meglio. Qui abbiamo un botto di libri ancora inutilizzati. In verità però non mi servono per ora. Dove ho messo questi? Ecco, avevo detto che volevo aggiungere una parte sopra e adesso lo facciamo. Allora, ci andrebbe bene? Sì, però non mi basteranno mai i blocchi per farlo. Vabbè, notifiche random. Niente, la lasciamo così aperta e va bene. Detto questo per oggi è tutto, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!